Monsignor Cicchetti, quello che stiamo festeggiando è un Natale davvero particolare, un Natale triste, drammatico. Insomma, erano decenni che l'Italia non attraversava un momento così buio a Natale. Probabilmente dobbiamo ritornare agli anni della guerra, anche allora i Natali erano così tristi, così strani, così particolari. Questa è una guerra non dichiarata, ma è una guerra aperta, con un virus che sta mettendo a rischio le nostre vite, le vite dei nostri cari. Che Natale è per la Chiesa e per la diocesi di Isernia, Monsignore? La prima considerazione che voglio fare è su come lei ha presentato questa situazione. Mi sembra di rivivere proprio l'ambiente in cui è nato Gesù a Betlemme. Il virus oggi si chiama Covid, allora si chiamava Erode. La precarietà e anche la povertà, anche la solitudine. Di questa piccola famiglia, Maria, Giuseppe e il bambino, e la precarietà e la solitudine che sperimenteremo quest'anno nell'ambito delle sole pareti domestiche. E quindi un Natale che, se da un lato sembra impedirci di condividere la gioia a cui eravamo abituati nelle grosse assemblee familiari, di parenti, invece è un modo per riscoprire quell'essenzialità e quella bellezza, dell'essere famiglia. Un messaggio, Monsignore, per la sua diocesi. Beh, il messaggio più bello è quello di augurarci reciprocamente che possiamo costruire ambienti e situazioni dove salvaguardiamo e creiamo opportunità per mantenere la salute. Poi, ecco, il saluto più bello è quello di vivere il calore familiare come disponibilità ad accogliere colui che è per noi cristiani la vera fiamma, il vero fuoco, ed è Gesù, a rispecchiare e a confrontarci proprio nelle nostre case con quella famiglia che vediamo nel presepe essere in un modo molto precario, racchiuso in una capanna o in una grotta.